Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi parleremo dei mini boss epici. Un altro piccolo trucchetto per counterizzare qualsiasi tipo di mini boss è quello di utilizzare il re dei ghiacci come primario, applicare degli aculei di legno al pavimento in modo che rallenterete il mini boss. Il re dei ghiacci anch'esso li rallenterà sulla superficie della base, e in più potrete anche utilizzare un'arma per colpire gli zombie e applicare l'effetto del rallentamento se quell'arma che utilizzerete ha l'ultima perk che rallenta i nemici. In quel caso ci sono un po' di opzioni: potete rendere innocua la carica di uno smasher, a volte i mini boss si teletrasporteranno direttamente perché appunto non rilevano nessun movimento, e nella migliore delle ipotesi despawnano semplicemente. Chiunque di voi giochi a Salva il Mondo si sarà almeno una volta imbattuto in quello che è un mini boss epico. Cos'è un mini boss epico? È uno zombie normalissimo che può avere le sembianze di un abietto piuttosto che di un cicciotto piuttosto che addirittura di uno smasher, con un colore che va dal blu al viola in una maniera molto luminosa. I mini boss epici li troviamo in tutte le missioni a 4 giocatori e quelle che presentano una ricompensa come cooldown. I mini boss epici sono una parte fondamentale di Fortnite Salva il Mondo, infatti senza di essi, diciamo che sarebbe un po' una meccanica abbastanza noiosa, possiamo dire. I mini boss epici sono molto differenti anche dagli altri zombie. Sebbene le loro sembianze siano apparentemente uguali a quelle degli altri abietti, non è così. Per le loro caratteristiche non è così. Infatti, i mini boss epici possono presentarsi con i modificatori. Questi modificatori sono veramente tantissimi e oggi andremo a vederli nel dettaglio tutti insieme e cercherò di spiegarvi tutti i modificatori in una maniera molto semplice. Io vi auguro una buona visione. Per cominciare, innanzitutto, i mini boss epici possono nascere anch'essi di fuoco, di natura oppure ad acqua. Quindi, ovviamente, come voi tutti ben saprete, contro un mini boss epico di fuoco sarà molto meglio utilizzare l'acqua, quindi un'arma ad acqua. Contro quello natura sarà molto meglio utilizzare un'arma di fuoco, mentre contro quella d'acqua dovrete utilizzare armi di tipo natura. Come tutti gli zombie elementali, anche i mini boss epici di ogni elemento applicano al giocatore quello che è l'effetto del proprio elemento. Quindi il mini boss epico di natura vi toglierà energia colpendovi, il mini boss epico ad acqua vi rallenterà anch'esso colpendovi, mentre il mini boss epico di fuoco colpendovi vi applicherà il tormento. Poi ovviamente i mini boss si dividono con tanti altri modificatori, quindi dovete sempre valutare bene l'opzione di che arma utilizzare. Il problema maggiore non sono neanche tanto i modificatori in sé, quanto più la combinazione di tanti modificatori. Avrete notato che comunque esistono molti tipi di mini boss epici al giorno d'oggi. Esistono per esempio quelli dei dungeon senza modificatori, piuttosto che con uno o due modificatori per esempio nella grotta. Esistono quelli che spawnano dai baccelli di nebbia, fino a quelli in missione con addirittura 4 modificatori, tutti in un singolo mini boss. Pozze acide. Beh, chiunque di voi si sia imbattuto in un mini boss con pozze acide si sarà accorto che rilascia dietro di sé appunto queste pozze che infliggeranno danno se voi sarete sopra di esse. E il consiglio maggiore che posso darvi è quello appunto di non camminare sopra di esse. La parte brutta di un mini boss con le pozze acide si presenta per esempio in modalità tipo endurance. Quando vorrete utilizzare lo scatto taurino per buttare giù un mini boss, beh, molte volte vi ritroverete morti prima che appunto riuscirete a colpirlo. D'altra parte, in missione è anche molto difficoltoso utilizzare armi a mischia contro un mini boss epico con pozze acide, perché anche lì appunto subirete molto male in quanto le pozze acide faranno il loro effetto. Però niente di particolare. Poi abbiamo il modificatore anticostruzione, che blocca la costruzione da parte dei giocatori, dove semplicemente nella strada che percorre il boss. Infatti, camminando, il mini boss rilascerà, diciamo, queste montagnette, queste piccole colline sulla struttura del pavimento, e quando voi andrete a provare a piazzare un pavimento piuttosto che un muro piuttosto che un soffitto, sarà appunto rosso, quindi non ve lo farà costruire. La durata di questo effetto è più o meno una quindicina di secondi, quindi voi non potrete costruire per tutto il tragitto che percorre il boss per quei 15 secondi. Ecco, diciamo che il mini boss anticostruzione, l'unica cosa è tenerlo lontano dalla nostra struttura. Se poi magari si presenta al mini boss
anticostruzione e vulnerabile alle trappole, e per esempio la missione non ha, diciamo, passaggi per killare zombie, quindi per killare in questo caso il mini boss epico, beh, in quel caso sarà veramente un problema riuscire a costruire intorno al mini boss e metterci le trappole per appunto ucciderlo. Insomma, poi ogni modificatore, ogni mini boss nasce con tanti modificatori diversi in combinazioni diverse, e tutte queste saranno abbastanza leggermente e molte anche tanto frustranti. Comunque, poi abbiamo il Berserker. Questo modificatore farà infuriare il boss e lo velocizzerà quando raggiungerà il 50% di salute. Quindi un boss normalissimo, semplicemente quando arriverà al 50% di salute, si infurierà e diventerà più aggressivo e più velocizzato. Lo riconoscerete molto facilmente dal colore che assumerà appunto quando raggiungerà la metà vita. Poi abbiamo il modificatore Corrosione. Il boss applica corrosione a qualsiasi tipo di struttura. Come funziona praticamente la corrosione del metallo? Ecco, in questo caso il mini boss farà quel tipo di corrosione su tutte le strutture, quindi sia al legno, sia al mattone e sia al metallo. Non è niente di difficile da comprendere, quanto più fastidioso da difendere. Ecco, in questo caso è sempre meglio non far avvicinare per nessun motivo il boss alla nostra struttura. Poi, modificatore Impulso. Il boss emette onde che danneggiano i giocatori e le strutture adiacenti. Beh raga, Impulso è uno dei modificatori in assoluto più rotti di questo gioco. Fa danno a voi, fa danno alle strutture, fa danno anche agli obiettivi che in teoria sono da difendere, che non dovrebbero prendere danno dall'impulso stesso, diciamo. In pratica l'impulso cos'è? Ogni secondo, o meglio, ogni tot secondi, ogni colpo che il boss riceverà con armi a distanza, armi da mischia, danno da trappola, qualsiasi tipo di danno, con una cooldown comunque di qualche secondo, il boss effettuerà questo impulso. Ecco perché è consigliato comunque non sparare quando si trova vicino ad un obiettivo. Comunque, ogni tot secondi, questo impulso verrà generato e appunto danneggerà tutto ciò che gli sarà a tiro, o meglio, tutto ciò che gli è circostante. Molto fastidioso, per esempio, magari quando stiamo difendendo un obiettivo e ci si teletrasporta direttamente dentro al nostro obiettivo. In quel caso danneggerà i muri, danneggerà persino l'obiettivo stesso. Insomma, si sa che è un bug, però era stato patchato, ma è stato reintrodotto. Quindi fate ben attenzione a questo boss, perché è in assoluto uno dei più dannosi. Mini boss frenetico. Il mini boss frenetico è sempre velocizzato, si muove e attacca molto velocemente. Diciamo molto simile al Berserker, se non fosse che appunto il Berserker si infuria quando raggiunge il 50% di vita, mentre il frenetico è perennemente velocizzato. Ecco, molto difficile con il frenetico qualora noi dobbiamo andarlo a uccidere con un'arma da mischia. Magari quel boss frenetico è persino d'acqua, quindi vi rallenta. Ecco, se vi colpisce una volta non riuscirete mai più a scappare. Non riuscirete più a scappare perché appunto il boss che vi rallenta vi continuerà a colpire. E diciamo che uno smasher ipotetico che continua a colpirvi, beh, gli bastano 2-3 colpi per mandarvi a terra, no? Anche qui sul frenetico, come su ogni mini boss, la chiave è il tempo. Quindi il campo lento, cercare di rallentarli il più possibile. Il campo lento vuol dire vittoria contro un mini boss epico, perché in assoluto è il vostro migliore amico, ancora più dei gadget della vita stessa, in certi casi ovviamente. Poi abbiamo il mini boss epico curatore. Cura se stesso e gli altri abietti. Beh, questo non è un grosso problema, in quanto vi basterà buttarlo giù. In sostanza diciamo che è come una strega guaritrice, con la differenza che appunto ha molta più vita. Magari gli capita qualche modificatore un po' bizzarro, però in complesso quando vedrete il modificatore curatore, beh, potete tirare un sospiro di sollievo, possiamo dire. Mini boss respinta. Respinge i giocatori quando li colpisce. Come più o meno funziona l'abietto col frigorifero in mano, ecco, il mini boss epico funziona più o meno nella stessa maniera. Quando ti colpirà ti farà fare un balzo in avanti, e anche qua diciamo che è più un vantaggio che uno svantaggio. Ecco, allontanarmi dal mini boss seppur con un impatto che mi danneggi, diciamo che in quel caso subire appunto la respinta a volte fa pure piacere, diciamoci la verità. Poi abbiamo il modificatore specchio riflesso. Quando i giocatori colpiscono il boss con armi a distanza, il danno verrà riflesso al giocatore. Come dice la stessa frase, come dice anche il nome, ovviamente con un mini boss specchio riflesso tutto il danno che voi procurerete al mini boss verrà riflesso anche contro di voi. In questo caso ci sono tante soluzioni. Una è utilizzare armi da mischia, oppure danni che oltrepassano il bersaglio, in quanto comunque non subirete l'effetto dello specchio riflesso. Un altro è quello comunque di utilizzare armi a distanza, in quanto comunque andranno giù abbastanza facilmente questi zombie specchio riflesso. E se appunto sarete coordinati con un buon team, diciamo che vi organizzate e vi farete ressare con la botta di adrenalina, e lo potrete pure tirare giù molto semplicemente così. Però quando giocherete in pubblica non sempre sarà possibile effettuare ciò. Però sapete, comunque in genere vi basta piazzarvi sotto i piedi un falò, una pedana curativa, colpirlo, farvi andare giù lo shield, aspettare che lo shield torni su, continuare nuovamente a colpirlo. Insomma, ci sono un po' di metodi per counterizzarlo, ma non è un grosso problema in sostanza. L'effetto dello specchio riflesso sparisce appunto quando andrete a colpirlo con un'arma da mischia. Le armi da mischia, infatti,
infatti non applicano l'effetto dello specchio riflesso. Piccola nota, anche le abilità non applicheranno l'effetto dello specchio riflesso, qualsiasi abilità voi utilizziate. Poi abbiamo il modificatore protetto. Il boss presenta due scudi che fluttuano attorno ad esso. Evitali per infliggere danno maggiore. Qui non mi sembra che ci siano bisogno di spiegazioni. Chiunque di voi si sia imbattuto in un mini boss epico protetto avrà notato queste due aure che percorrono la circonferenza appunto del mini boss stesso. In sostanza funzionano un po' da scudi protettori, da scudi versatili che continuano a girare, e dovrete solo evitarli. Prendete più in considerazione gli altri modificatori. Poi abbiamo il mini boss epico spezza scudi. Il boss infligge più danni allo scudo del giocatore. Diciamo che in poche parole è in grado di azzerare il vostro scudo con un solo colpo. A differenza della salute, che magari gli ci vorranno molti più colpi per atterrarvi, lo scudo andrà giù con un solo colpo. Quindi, indifferentemente dalla potenza del mini boss epico e indifferentemente dalla vostra potenza, gli ci vorrà solamente un colpo per deshieldarvi. Mentre comunque per la salute potete star tranquilli che infliggerà il danno normale di un mini boss epico normalissimo. Un piccolo trucco per non farci azzerare lo scudo è quello di inserire la perk di corazza nella nostra build. Pozze rallentanti. Il boss rilascia dietro di sé pozze che rallentano la velocità di movimento dei giocatori. Non camminarci sopra, beh, mi sembra scontato, quanto più molte volte vi ritroverete a doverci camminare sopra. Perché se capita il mini boss epico in cui appunto magari dobbiamo avvicinarci per sparargli, per esempio, faccio un esempio, il boss cortina di fumo in cui noi dobbiamo comunque avvicinarci per killarlo o con abilità gadget oppure sempre con armi da mischia, ecco, se io andassi a utilizzare armi da mischia è ovvio che subisco i danni delle pozze rallentanti. In questo caso è vero che le pozze rallentanti non fanno danno, ma diciamo che sono molto 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 fastidiose anch'esse, in quanto comunque sì, vi rallenteranno, il boss vi colpirà con molta più facilità, voi vi sentirete molto molto limitati. Non finire addosso ad un boss con pozze rallentanti, non farti colpire da esso, per esempio in una modalità tipo Frostknight. In quel caso sarete una preda veramente facile. Ma andiamo avanti, ora abbiamo il boss cortina di fumo. Il boss è circondato da una cortina di fumo che diminuisce i danni a distanza. I danni con i gadget e abilità sono comunque molto utili contro di esso, però è ottimale utilizzare armi da mischia. In sostanza questo boss con cortina di fumo avrà questa cortina tutta intorno che, diciamo, oscurerà molto anche la vostra visuale. Ecco, praticamente dovrete solamente entrare dentro questa cortina di fumo per ottenere il maggior danno possibile. Anche danni a distanza van bene, ecco, forse mi sono frainteso, però ovviamente per ottenere i danni a distanza ottimali dovrete entrare all'interno della cortina di fumo. Ecco perché è preferibile utilizzare armi da mischia. Poi abbiamo il boss corazzato. Il boss corazzato ha semplicemente più vita del normale, ma in certi casi quando la potenza sale ovviamente anche la vita sale di molto, e quindi vi sembrerà molto difficile tirar giù un boss corazzato. Anche qui il vostro miglior amico sarà il campo lento, in quanto rallentarlo, visto che vi servirà molto più tempo per killarlo, diciamo che è la cosa migliore. Vulnerabile alle trappole, il boss viene danneggiato il 99% in meno dalle armi e dalle abilità, ma viene danneggiato il 99% in più dalle trappole, quindi utilizzare le trappole è la cosa migliore. Molte volte killare un mini boss epico vulnerabile alle trappole, diciamo che se ci sono i tunnel neanche ve ne renderete conto, troverete appunto il loot l'intera da qualche parte perché è relativamente semplice ucciderlo. Ma se la missione che state effettuando è stata fatta con magari tanta leggerezza, quindi magari siete lì pronti con le abilità eccetera eccetera, e vi nasce il boss vulnerabile alle trappole, beh, o siete veloci a costruire quel uno per uno comunque intorno al mini boss epico e continuare a costruire il muro e farlo ittare dalle stesse trappole, o sprecare molte più trappole in modo che continuino a attivarsi. Ovviamente, insomma, ci sono tanti modi per comunque counterizzare un mini boss vulnerabile alle trappole anche senza i tunnel. Il tunnel è il metodo più facile e veloce, in sostanza comunque sono già pronti, quindi non c'è neanche bisogno di costruirlo. Ma in missione comunque molte volte magari la tempesta cambia direzione, il mini boss nasce in una direzione nuova, nasce vulnerabile alle trappole, senza trappole, magari è pure costruito male, diciamo, intorno all'obiettivo da difendere. In quel caso, raga, dovete essere solamente veloci e reattivi a mettere un fortino e delle trappole intorno di esso. Poi proseguiamo. Il vampirico. Il boss guadagna salute ogni volta che colpisce un giocatore, e qui è differente dallo zombie curatore, perché il boss vampirico recupererà la salute solo su di esso. Quindi ovviamente una regola fondamentale contro il mini boss vampirico è quella di non farti colpire. Non un grosso problema, direi, no? Poi abbiamo
abbiamo il miniboss epico vulcanico. L'area sotto i giocatori esplode infliggendo ingenti danni. Anche il miniboss vulcanico diciamo che non è un grosso problema. Vi basterà comunque muovervi un pelo, in sostanza non sono mai stato ucciso da un miniboss vulcanico, a differenza delle pozze acide per esempio. Ma se posso essere onesto, questo secondo me è un po' un bug su cui siamo stati tutti un po' in silenzio, eh? Perché io dal miniboss vulcanico sono al 99% sicuro che dovrei prendere molto più danno di quello che prendo attualmente. Quindi anche qui sicuramente un modificatore molto bypassabile. Il vortice, i player verranno presi di mira ed attirati al boss. La tecnica migliore è quella di tenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 4 tiles, così non verrete appunto risucchiati da esso. Diciamo che magari vi capita un miniboss vortice con pozze rallentanti, diciamo che è un po' un problema in quanto verrete tirati verso di lui. Allo stesso tempo magari vi rallenta, magari mettete caso che ha le pozze acide in più vi infligge danno. È una bella combinazione, bella tosta in quel caso, eh. Tenersi sempre a distanza dal miniboss vortice, specialmente se poi state affrontando il re della tempesta mitico, perché in quel caso ci metterete 2 secondi a farvi buttare o fuori safe, piuttosto che in acqua, piuttosto che magari in mezzo a 1000 zombie al 160. Penso che ormai tutti vi sarete resi conto di quanto possa essere fastidioso il miniboss vortice, però allo stesso tempo molto counterizzabile tenendovi a distanza. Eccoci qua con l'ultimo modificatore. Abbiamo il miniboss epico indebolitore di mura. Quando un miniboss si presenta con questo modificatore, significa che prenderà di mira solamente le strutture. Ovviamente mettendoci comunque a una distanza molto ravvicinata adesso prenderà di mira comunque anche noi, cioè il cazzotto ce lo vorrà tirare comunque. Ma in genere preferiscono di gran lunga attaccare le strutture piuttosto che voi. Ecco, in sé questo modificatore non è così odioso come pensate, ovviamente preso in singolo, quanto più quando si presenta con magari certe combinazioni veramente fastidiose. Faccio esempio magari dell'impulso danneggiante più lo spezza scudi, in quel caso sarebbe veramente fastidioso, possiamo dire. Ecco, in sé i modificatori sono tutti qua. Il problema è che magari un miniboss si presenta con 3-4 modificatori che noi non potremo counterizzare. Quindi una combinazione magari di 3 modificatori molto fastidiosi, se messi insieme, risultano veramente mortali in certi casi. Ovviamente non posso star qui a fare tutte le combinazioni possibili con tutti i modificatori che esistono, anche perché mi verrebbe fuori un video lunghissimo, ma in sostanza è più o meno tutto qui. Un altro metodo che potrete utilizzare per killare qualsiasi miniboss epico è quello di fargli prendere danno da caduta. Io ragazzi vi ringrazio di aver guardato il video, ci tengo molto a sapere anche la vostra opinione, se vi è piaciuto, se vi è tornato utile eccetera eccetera. Mi raccomando, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Vi ricordo solo di lasciare un bel pollicione in su. Per il video di oggi è tutto, noi ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella! Stressed out.